Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro. La memoria è una militanza e quindi è un modo per stare al mondo, e la memoria è anche un modo per dire non abbassiamo mai la guardia rispetto a quei fenomeni che mutano ma non scompaiono, e ovviamente non scompaiono perché fino a quando esiste il conflitto tra il bene e il male ci sarà sempre qualcuno che proverà ad abusare degli altri. E credo che stare qui questa mattina e anche pronunciare i nomi delle vittime significa davvero non solo chiederci da che parte stare, ma significa onorare queste persone e soprattutto rispettarle con il nostro impegno perché le cose cambino. 21 marzo, 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina. La giornata è stata vissuta a Napoli attraverso la lettura dei nomi delle vittime, l'ascolto delle testimonianze dei familiari e l'approfondimento delle questioni relative a mafia e corruzione. Deve essere anche uno strumento di cittadinanza attiva, con spronare i cittadini, la comunità ad essere impegnati sicuramente contro tutte quelle che sono le forme di violenza, di prevaricazione, di sopraffazione che purtroppo vivono e esistono ancora nella nostra società, ed anzi negli ultimi anni stanno trovando nuove forme di alimentazione in questa violenza cieca che spesso colpisce i giovanissimi. Oggi è una giornata di ricordo, ma è anche una giornata di impegno per le istituzioni, ma anche per tutti i cittadini, per fare in modo che proprio con la riaffermazione dei valori della legalità, ma anche della tolleranza e della comprensione, si possa combattere quotidianamente ogni forma di violenza.